Oggi ospite dei nostri microfoni la giovane imprenditrice Clementina Padova, che racconta al microfono del nostro Piero Giunta la storia della sua azienda di famiglia vitivinicola fondata dal nonno, che negli anni è sempre cresciuta in termini di qualità ed oggi è una delle più affermate aziende nel mondo imprenditoriale e commerciale vitivinicolo. Ascoltiamo Clementina Padova al microfono del nostro Piero Giunta. Clementina, raccontaci la storia dell'azienda Rio Favara, fondata da tuo nonno e portata avanti da tuo papà Massimo. Salve, Rio Favara è nata nel 94 esattamente, insieme a mio padre e mio nonno. Diciamo che mio nonno è stato il fondatore dell'azienda. E poi mio padre, diciamo, ha coltivato nel tempo questa passione, e quindi da qui è nata proprio una vera e propria impresa che si è ingrandita passo dopo passo. Io nel mio piccolo ho, diciamo, finiti gli studi di scuola superiore, ho deciso di iscrivermi in economia e continuare questo progetto di famiglia, diciamo, che dura da ormai 26 anni. E allora possiamo dire che la tradizione e la passione per l'azienda vitivinicola di famiglia Rio Favara continua. È così, Clementina? Sì, è così. Io mi sono avvicinata da circa un anno a questa attività di famiglia perché ho completato gli studi di laurea magistrale. E nel mio piccolo mi occupo di accoglienza, ma anche di gestire la rete vendite. È un po' tutto il settore che riguarda la comunicazione, sia digitale che offline. Quindi ho intrapreso questa nicchia all'interno dell'azienda stessa. È difficile, perché si devono collegare più conoscenze, si devono mettere insieme più ambiti, si va un po' per intuito, si deve capire bene cosa cerca il mercato, quindi in che rami muoversi, il gusto del consumatore, come il consumatore si approccia al vino, che quindi è difficile molto spesso, perché non è una cosa facile da intuire, perché ognuno ha un proprio gusto, quindi è soggettivo. Quindi noi come azienda dobbiamo essere bravi a sia intercettare cosa il consumatore cerca nel vino e sia nel proporre un'immagine che rispecchi quello che facciamo, sia nella terra e poi dopo nel bicchiere. E questo, diciamo, è quello che è il nostro fine ultimo come azienda vitivinicola. A proposito, com'è andata l'annata? Allora, quest'annata 2020 è stata un'annata particolare, perché comunque il lavoro in vigna non si è fermato nemmeno durante il periodo di lockdown. Abbiamo raccolto un po' prima, quindi abbiamo iniziato a vendemmiare ad agosto, soprattutto per quanto riguarda i bianchi, perché abbiamo visto che iniziando una vendemmia in un periodo, diciamo, un po' più immaturo, ma non è corretto, perché comunque si arriva ad avere la maturità dell'uva in ogni caso, ma diciamo vendemmiando un po' prima dalle solite date riusciamo a dare più longevità ai nostri vini, il che significa che se io bevo un vino, quando io bevo un vino vado a cercare l'evoluzione, quindi non l'annata, ma come quel prodotto si è evoluto nel tempo, e questo è possibile solo se si anticipano spesso, a seconda della zona e dei vitigni, l'annata vendemmiale. È andata molto bene, abbiamo finito di vendemmiare questa settimana e diciamo che non ci possiamo lamentare del raccolto. E basta, va bene così. Per quanto riguarda il lavoro in vigna, io lo seguo ma parzialmente, cioè quello di cui io mi occupo è la registrazione magari dei gradi zuccherini delle uve, piuttosto che di un controllo, questo è quello che solitamente faccio. Poi c'è sempre un
come dire, un confronto con le figure appunto specializzate, che siano l'agronomo o l'enologo. Nel caso nostro, noi ci segue un enologo, e quindi c'è questo confronto che deve essere continuo. Poi ripeto, quello che noi produciamo è il lavoro di un anno, è il lavoro di potatura, di raccolta manuale, insomma, che sono tutti elementi che piano piano poi si vanno a congiungere. Grazie Clementina. Prego. Ringrazio Clementina Padova, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.